pace e bene a tutti. Mi trovo in questa piccola splendida chiesa nel cuore di Thiene, dedicata alla Beata Vergine Maria del Rosario, della quale oggi celebriamo la memoria liturgica. Si tratta di una memoria mariana di origine devozionale che si collega con la vittoria di Lepanto 1571, che arrestò la grande espansione dell'impero ottomano. San Pio V attribuì quello storico evento alla preghiera che il popolo cristiano aveva indirizzato alla Vergine nella forma del rosario. La parola rosario significa corona di rose. Ebbene, ogni volta che diciamo un'Ave Maria è come donassimo alla Madonna una bella rosa, e con ogni rosario completo le donassimo una corona di rose. La rosa è la regina dei fiori, così il rosario è la rosa di tutte le devozioni ed è importante perché riporta in sintesi tutta la storia della nostra salvezza. Con il rosario, infatti, meditiamo i misteri della gioia, della vita pubblica, del dolore e della gloria di Gesù e di Maria. Il rosario, come ci ricorda il cardinale Angelo Comastri, è una preghiera attuale perché è una preghiera biblica, un cammino dentro la storia della salvezza presi per mano da Maria. Ma è anche una preghiera del cuore, perché la ripetizione è tipica del cuore. A una mamma non ci stanchiamo mai di dire «Ti voglio bene!». Recitando il Santo Rosario, ci mettiamo alla scuola di Maria per apprendere da lei, madre e discepola del Cristo, come vivere in profondità e in pienezza le esigenze della fede cristiana. Apriamo il nostro cuore ad accogliere la parola del Vangelo. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: «È per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni». Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso
in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli, per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandone, dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. A Gesù viene rivolta un'accusa molto pesante, quella di scacciare i demoni con l'aiuto di Satana stesso, che qui è chiamato Beelzebul. Ma Gesù non si scompone. Egli afferma la sua purissima verità e avverte i suoi accusatori, che sono essi preda del principe del male. Essi sono stati da lui conquistati. Apparentemente solo la loro è religione verso Dio, ma in realtà la loro religione è tutta a servizio di Satana. Nulla è più negativo per il mondo quando la vera religione, tutta protesa al servizio del Signore, si trasforma in religione che cura gli interessi di Satana. Tutti possiamo divenire servi del male. È sufficiente allontanarsi dalla luce radiosa della parola di Gesù. Per questo dobbiamo vigilare. Il demonio è colui che divide, che ci vuole allontanare da Dio, e lo fa evidenziando le scelte negative che in massima libertà possiamo compiere. Nel Vangelo Gesù ci aiuta ad avere pazienza verso noi stessi, verso i nostri difetti. Quante volte vorremmo essere perfetti nella fede e nell'amore, senza peccati e senza tentazioni. Mentre Gesù ci dice che è meglio avere una casa con qualche difetto per restare nell'umiltà e in atteggiamento di conversione, ed evitare, così come raccontato dalla parabola, che trovando la nostra casa interiore bella e pulita,
il demonio venga ad abitarci con tutto il suo odio e tutti i suoi seguaci. Cari fratelli e sorelle, esortati anche oggi dalla parola di Gesù e sostenuti dalla materna intercessione della Beata Vergine Maria del Rosario, vi saluto e vi dono di tutto cuore il conforto della benedizione del Signore, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata a tutti. Gesù, c'è posto anche per noi, la tua corona ci offri qua giù, tutti ci leghi a te. Madre dolcissima, madre d'amore, madre che vegli a Pompei,